sito di compostaggio, impianto di rifiuti qui a Fisciano. Non si placano le polemiche nonostante in questo periodo di emergenza Covid della nostra nazione. Signor Moscarelli, Presidente del Comitato Ambiente e Futuro, com'è la situazione? Allora, attualmente la situazione è ferma e quindi diciamo che ci siamo rivolti alla magistratura, abbiamo vinto due ricorsi al TAR, uno per l'impianto di compostaggio, siamo riusciti a bloccare la procedura VIA, e l'altro per l'impianto di rifiuti da 300.000 tonnellate. Voi immaginate che qua dovrebbe venire un polo dei rifiuti che per la vicinanza ai centri abitati è una cosa impensabile. Chi e perché ha voluto, si vogliono questi impianti? È il comune di Fisciano e la Fisciano Sviluppo, le ragioni le sanno loro. Fatto sta, noi siamo, non è che siamo contro agli impianti di rifiuti, perché gli impianti devono essere realizzati e devono essere fatti, e chiedo scusa un attimo, e i rifiuti vanno comunque smaltiti. Quello che contestiamo noi è la vicinanza ai centri abitati. Tenete presente che qui dietro a 250 metri c'è il quartiere di Acigliano, a 300 metri ci sono scuole, Pandola, c'è soccorso dall'altra parte, c'è Piazza di Pandola, a 900 metri si arriva a Piazza Dante, a Mercato San Severino. Insomma, intrapreso da tempo una battaglia legale contro Fisciano Sviluppo. Com'è la situazione? Allora, attualmente abbiamo, come le dicevo, abbiamo vinto il ricorso al TAR sia per quanto riguarda l'impianto di compostaggio, siamo riusciti a bloccargli la valutazione impatto ambientale, e sia per l'impianto dei rifiuti siamo riusciti proprio a bloccargli la concessione. Attualmente quello che è in corso è la Fisciano Sviluppo ha fatto ricorso al Consiglio di Stato per contestare la sentenza del TAR che ha praticamente annullato il decreto 52 che le autorizzava a trasformare la Fisciano Sviluppo in un mega impianto di rifiuti pericolosi, tra l'altro, oltre a quelli non pericolosi. Ecco, le vostre future battaglie a tutela dell'ambiente e del territorio? Allora, la battaglia, diciamo, must è quella degli impianti. Attualmente abbiamo fatto ricorso, ci siamo costituiti, abbiamo saputo che anche il comune di Mercato San Severino si è costituito a nostro fianco, e a breve lo farà anche il comune di Montoro, quindi di nuovo avremo la forza anche delle amministrazioni comunali di San Severino e Montoro a nostro fianco, con i loro avvocati che collaboreranno col nostro, e porteremo avanti questa battaglia. Ultima domanda: cosa si sente di dire ai cittadini del territorio rispetto a questa problematica, e che appello lancia invece agli amministratori della Fisciano Sviluppo e del Comune di Fisciano? Ma io comincerei dall'appello agli amministratori della Fisciano Sviluppo e al Comune di Fisciano. Cioè, il discorso è che non si possono prendere decisioni che vanno a impattare così tanto, così fortemente sulle vite dei cittadini, senza comunque un coinvolgimento anche dei cittadini. Questi impianti sono impianti altamente impattanti, soprattutto l'impianto di compostaggio. Teniamo presente poi che l'impianto di rifiuti avrebbe dovuto trattare anche l'amianto. Trattare l'amianto a 200 metri da quartieri densamente abitati, non da case sparse che sono comunque anche di fronte. Insomma, sembra quasi un azzardo. Poi non lo so il perché, il per come loro vogliono perseguire questi obiettivi. Fatto sta che noi lotteremo fino alla fine, e questo mi sento di dire ai cittadini sia di San Severino, di Montoro, di Fisciano, di Soccorso, che stanno con noi facendo questa battaglia, che non molleremo, andremo in Consiglio di Stato e se sarà necessario faremo le barricate, questo è sicuro, non molleremo mai. Avete con voi un ex politico di lungo corso, nonché grande avvocato amministrativista come l'avvocato Lanocita. Franco Massimo Lanocita, sì. Franco Massimo Lanocita è il nostro, diciamo, faro, lui naturalmente ci patrocina gratis, gli diamo solo le spese, quindi è una persona fantastica e mi sento di ringraziare, e tra l'altro poi è con noi sempre, vicino a noi, vicino alle nostre battaglie, lo ringraziamo veramente tanto.